Dalle capitali di mezza Europa stiamo assistendo a scene imbarazzanti e non sono quelle dell'accoglienza del Comitato Olimpico, bensì quelle degli attivisti della sinistra radicale che si stanno scagliando contro il turismo di massa, colpevole, secondo i manifestanti, di aver reso case e servizi inaccessibili ai residenti. Mi domando sommessamente però perché prendersela con i turisti che hanno tutto il diritto di muoversi, di trascorrere le vacanze dove preferiscono, invece magari di alzare il dito contro i sindaci di queste città, guarda caso tutti schierati a sinistra, poiché sarebbero gli unici a poter intervenire per tentare di arginare l'afflusso di persone, un po' come ha fatto in Italia la città di Venezia. Ma poi scusatemi, questi attivisti sono i paladini del no border, dell'apriamo i confini a tutti, sono coloro che non ostacolano ma anzi incoraggiano l'immigrazione incontrollata in tutta Europa, ma poi passano l'estate a perseguitare i turisti che al posto di portare criminalità e degrado contribuiscono al lavoro e al benessere delle nostre città. Mi auguro solo che questa possa essere l'occasione per i nostri amici sinistri per riflettere sul fatto che tutto ciò che è controllato è un ordine è più facile da gestire, non solo il turismo, ma anche e soprattutto le frontiere e gli ingressi in Europa. Secondo voi dite che la capiranno questa volta?